siamo in viaggio verso Napoli, perché questa sera ci imbarcheremo con un traghetto per la Sicilia insieme a Tota Viaggi per 2 giorni straordinari. Quindi seguitemi in questo viaggio. Eccoci qua, arrivati sulla nave Tirrenia, stiamo per partire per Palermo e insieme a Tota Viaggi per 2 giorni incredibili. Stasera ci sarà cena buffet a bordo, poi si dorme, si arriverà domani mattina molto presto a Palermo per iniziare tutto il giro in programma per i 2 giorni appunto in Sicilia. Eccoci arrivati a Palermo dopo una notte in nave. Siamo diretti verso il Premium Resort Torre del Barone. Ci vorrà circa 1 ora e mezza di macchina perché si trova nella zona di Sciacca, quindi ci mettiamo subito in viaggio. Eccoci qua, arrivati all'Hotel Club Torre del Barone. È una struttura immensa, grandissima, che si affaccia sul mare. Andiamo a vedere come è strutturata all'interno: stanze, spa, spiaggia e tutto il resto. Vediamo Hotel Club Torre del Barone. Abbiamo appena lasciato Torre del Barone a Sciacca e siamo diretti invece adesso a Cefalù verso l'Hotel Costa Verde, quindi un paio di ore di macchina e siamo lì. Eccoci qua, al Costa Verde, sulla costa di Cefalù, struttura enorme, bellissima. Ieri ho fatto lo spettacolo di mentalismo nel teatro grande della struttura, accoglienza meravigliosa, staff incredibile. Qua è il 20 ottobre, si nota dal tempo, quindi fa freddo. Ragazzi, qua è estate piena, quindi si fa il bagno, in questa struttura si fa il bagno fino al 20 ottobre.
costa siciliana meravigliosa e abbiamo visitato Cefalù, bellissimo, sta a due passi, quindi boh, non lo so, un posto incredibile dove passare una vacanza sia rilassante ma anche interessante dal punto di vista culturale. Tantissime attività dell'animazione, abbiamo fatto una festa, vabbè, vedete le immagini, sono saltati gli schemi, quindi è andata così. Bisognava mangiare ovviamente nel ristorante, ma quel pazzo di Massimo ha deciso di fare una spaghettata a bordo piscina con tanto di open bar. Vabbè, insomma, basta vedere le immagini per capire che è stata una serata incredibile. Abbiamo appena lasciato l'Hotel Costa Verde, il meraviglioso Hotel Costa Verde che ci ha ospitato in questi giorni. Ci stiamo dirigendo verso l'ultima location, l'Hotel Città del Mare a Terrasini, e poi una volta visitato andremo a Palermo per imbarcarci per Napoli. Quindi, ultima location, Hotel Città del Mare. Che dici, Ale? Tutto a posto, Massimo. Bene. Com'è andata? Bene. Dicevo con alcuni tuoi colleghi. Ieri comandata. Ieri, diciamo, sono saltati gli schemi, Alessandro. Dimmi un po', è saltato un po' tutto quando qualcuno ha pronunziato quelle due paroline magiche che tutti vorremmo udire. Sì. Open bar. Esatto. A un certo punto c'era Massimo che serviva cocktail. No, a un certo punto c'era Massimo che serviva cocktail e... Senza parole per gli altri. Allora, io dico una cosa. Vieni qua. Lui stava in giro e faceva: sto vedendo cose, ragazzi. Scriveva. Lui scriveva, appuntava cose. Dai, però lavorare così va bene. Sì, assolutamente. È questo comunque il messaggio che vogliamo comunicare, soprattutto in queste manifestazioni di aggregazione. Speriamo che possano essere sempre più proficue a livello lavorativo, ma soprattutto a livello umano, nella speranza di continuare a mantenere il rapporto con tutte le agenzie di viaggio e anche con dei partner come te. Beh, è bella la cosa che fate vivere, cioè voi vivete e fate vivere agli agenti di viaggio quello che il cliente vivrà, e quindi la cosa buona è quella, no? Secondo me... noi dello staff ci dai la soluzione dei spettacoli tuoi, così. Vabbè, poi ne parliamo. Esatto, poi ce le vendiamo. È solo un discorso di prezzo, scusa, guarda. Dalle a me che sono singolo, quindi. Ok, quindi le usi. Va bene, ciao. Grazie, ciao a tutti. Arrivati al porto di Palermo, siamo pronti per imbarcarci sulla nave Tirrenia verso Napoli, ma non potevo andare via senza l'ultimo cannolo. Arrivati sulla nave, finalmente, in partenza per Napoli. Quindi ora mangiamo qui sulla nave Tirrenia, molto comoda, abbiamo di nuovo una bellissima cabina. Si passerà la notte qui e poi domani mattina prestissimo arriviamo a Napoli. Speriamo di mangiare qualcosa di tipico per colazione. Eccoci qua, tornati a Roma dopo due giorni davvero incredibili, e volevo fare un po' di ringraziamenti prima di chiudere questo video. Il primo ringraziamento è a Massimo Diana di Ota Viaggi,
che ha permesso la realizzazione di tutto questo, e a tutto lo staff di Ota Viaggi, davvero incredibile, e ai compagni di viaggio delle varie agenzie che sono state insieme a me per tutto questo tempo. Ultimo ringraziamento, ma non ultimo, ovviamente a Fabrizio Campagna di Radio Turismo, che mi ha messo in contatto con Ota Viaggi e in qualche modo ha fatto sì che tutto questo avvenisse. Quindi non mi resta che salutarvi alla prossima esperienza in scatola.